La biblioteca consta di circa 27.000 volumi, tutto il materiale è inventariato e catalogato secondo gli standard catalografici della ISBD. Si è iniziata a costituire come biblioteca di famiglia a Sorbello, quindi nella località in cui si trovava, vicino Cortone, in cui si trovava il feudo di famiglia, si pensa intorno al XVI secolo. Possiamo vedere in questa vetrina un manoscritto in realtà che risale al 1408. Interessante è anche questo incunabolo, è praticamente l'opera stampa più antica della biblioteca del 1478, un trattato di astronomia di John Hollywood, inglese, e in realtà considerato il trattato di astronomia più diffuso nel Medioevo. Abbiamo in effetti un'interessante collezione relativa all'illuminismo di circa 300 volumi che si venne a creare soprattutto grazie all'interesse di uno dei 16 fratelli, uno dei cosiddetti collezionisti e uomini di lettere più interessati proprio a questo periodo, che era appunto Diomede Bourbon di Sorbello. Acquisì circa 300 volumi, questa è un po' la consistenza del fondo, oltre all'acquisizione importante dell'Encyclopédie Française nella terza edizione del 1770, che consta di circa 36 volumi, includendo anche sia i volumi a stampa che le tavole.